Buonasera cari e gentili telespettatori e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Elba Press che si inaugura questa sera con una bella notizia. Si parla tanto di verde pubblico e lo fa anche l'amministrazione comunale di Portoferraio insieme ai carabinieri forestali che sabato mattina insieme ad una classe del Cerboni, una classe dell'Agraria, si incontreranno tutti insieme nei giardini delle Ghiaie per progettare, parlare, stabilire, capire come può essere e diventare più bello il verde di quella zona. Vediamo il servizio. Sabato mattina ci troveremo nel Parco Pubblico delle Ghiaie, dove tra l'altro in questi giorni ci sono stati fatti degli interventi di rinnovo della parte, diciamo, dei giochi dei bambini, per fare un altro tipo di iniziativa insieme con il professor Petri dell'Istituto Agrario ITC Gerboni e una sua classe di alunni e ad altre persone che ci stanno, come dire, stanno collaborando con noi nell'ambito, diciamo, della progettualità che vogliamo mettere sul verde pubblico cittadino, e cioè il dottor Marco Rinaldi, un arboricoltore dell'associazione Alberi Maestri, e il comandante della stazione Carabinieri Forestali, colonnello Cipriani, insieme al comune di Portoferraio, ovviamente alla nostra partecipata Quasimodo Medici, ci troveremo alle Ghiaie perché vogliamo far partire da lì un sistema integrato proprio di collaborazione con i vari soggetti che possono interloquire dal punto di vista tecnico professionale, al fine di fare interventi che abbiano, diciamo, una progettualità seria nella gestione del verde pubblico cittadino. In particolare sul giardino delle Ghiaie stiamo lavorando per tutta una serie di sostituzioni di alberi che in parte sono già stati abbattuti per motivi, diciamo, di salute degli alberi. In alcuni casi dovremo ancora intervenire sempre per la messa in sicurezza del giardino, e quindi sostituzione con altre nuove piante da mettere a dimora, quindi in questo caso andando a scegliere tipologia di piante che abbiano attinenza, collegamento con il nostro ambiente, quindi tipologie di piante autoctone che da inserire nell'ambito del giardino, del Parco delle Ghiaie, e anche per fare insieme, diciamo, alla nostra proprio partecipata un'azione, come dire, mirata per quanto riguarda gli interventi e le tecniche di potatura degli alberi che recentemente sono stati anche oggetto di polemiche per altri interventi che sono stati fatti nel territorio. E poi, diciamo, questo può essere l'inizio, diciamo, di un intervento più ampio di riqualificazione di tutto l'intero parco cittadino delle Ghiaie, che è il cuore verde della città di Portoferraio e un ambiente sensibile da parte di tutti i cittadini. Quindi abbiamo l'intenzione, insomma, di mettere in piedi un sistema che possa poi fare da esempio su come si debba intervenire in tutte le altre parti del verde pubblico cittadino. Giornata vaccinale a Marciana, domenica 12 dicembre, sarà possibile ricevere il richiamo del vaccino, seconda o terza dose, per gli over 18 o con almeno 5 mesi dall'ultima somministrazione. Come avverrà il vaccino? Innanzitutto dove? Alla collegiata di San Sebastiano dalle 9 alle 13. Si può prenotare chiamando lo 0565 5346 54 da lunedì fino a venerdì dalle 9 alle 12. Oppure bisogna recarsi all'associazione Il Rifugio in via della Marina a Marciana negli stessi orari e nei giorni indicati. E adesso una brutta notizia, perché sono in arrivo gli avvisi di pagamento del Consorzio di Bonifica Toscana Costa per il contributo relativo all'anno 2021 che deve essere pagato entro il 15 dicembre prossimo. Vallesi, il presidente del Consorzio di Bonifica Costa Toscana, dice il contributo è rimasto invariato.
Ricordo che paghiamo questa tassa per i lavori e per le manutenzioni che l'ente effettua nelle vicinanze delle nostre case. Sono in arrivo gli avvisi di pagamento per l'anno 2021 del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. Il contributo richiesto agli utenti riguarda le attività di manutenzione ordinaria e di vigilanza che l'ente svolge sul reticolo idrografico che ha in gestione per assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, oltre alla regimazione dei corsi d'acqua naturali. Sono stati emessi 200.931 avvisi di pagamenti che interessano più di 851.000 immobili tra fabbricati e terreni censiti nel perimetro di contribuenza, per un gettito complessivo di 7.534.821 euro, che va a finanziare l'attività quotidiana che il Consorzio di Bonifica svolge. Voglio evidenziare che il tributo 2021, dichiara il presidente Vallesi, è di fatto invariato rispetto al 2020. È il segno di uno sforzo importante che le strutture del Consorzio hanno fatto per garantire il presidio e la sicurezza del territorio, senza per questo incidere sui contribuenti. E cambiano gli orari dei musei della città di Portoferraio con l'arrivo delle festività per tutto il mese di dicembre fino al 9 gennaio. Ci sono appunto dei nuovi orari per visitare le Fortezze Medice, il Forte Falcone, il Museo Archeologico della Linguella. La Cosimo de' Medici fa sapere che i poli museali saranno aperti dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 16. E invece il 4 di dicembre è Santa Barbara e Rio Marina si prepara a festeggiare la Santa Patrona. La festa comincerà alle 10 del mattino e terminerà con la celebrazione della Santa Messa alle 5 e mezzo del pomeriggio. Oltre alle onorificenze ai marittimi e ai minatori, sarà intitolata la sala degli affreschi del municipio all'ex sindaco di Rio, Francesco Bosi. Vediamo. Sabato 4 dicembre Rio festeggia Santa Barbara, la patrona di Rio Marina e protettrice, tra gli altri, dei minatori e dei marinai. L'associazione Carlo Dego, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha organizzato le celebrazioni a partire dalle ore 10 nella sala degli affreschi del municipio di Rio Marina, dove verranno consegnate le onorificenze, oltre a riconoscimenti ai minatori e ai marittimi. Verrà inoltre inaugurata la targa commemorativa in memoria di Francesco Bosi, al quale verrà intitolata proprio la sala degli affreschi. Le celebrazioni proseguiranno nella sala del centro polivalente con proiezioni di fotografie e filmati, con musica e canti dal vivo, tutti attinenti al mare e alla miniera. La giornata di festa terminerà alle 17.30 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara. Bene, abbiamo concluso anche per quest'oggi il telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.